un'importanza fondamentale perché è un momento di avvicinare i cittadini e per diciamo, consigliare a loro quali sono le buone pratiche della protezione civile, cosa fare per ridurre i rischi e come comportarsi prima, durante e dopo l'evento. E in tutte le piazze italiane più importanti ci sono questi gazebi gialli, appunto, dove contattiamo tutte le persone. L'iniziativa si è svolta sabato scorso a Genova e la replichiamo oggi a Santa Margherita con molto piacere. Sarà l'occasione anche per inaugurare due nuovi mezzi del Radio Club Levante. Che mezzi sono? Sono due mezzi importanti che vanno a coronare un progetto che è durato una ventina d'anni e ci ha permesso, con gli accumuli fatti come le formichine in questi anni, di acquistare sia un mezzo antincendio per un'attività cittadina non boschiva, perché è un mezzo agile, e poi un mezzo molto più importante, che vediamo questo alla mia sinistra, che è un mezzo in grado di garantire comunicazioni ovunque e comunque. Siamo accorti che nelle emergenze senza comunicazioni non si può dare il proprio aiuto, non si può fare nulla. La comunicazione è la prima cosa, e anche a Matrice recentemente o altrove, nei primi giorni non ci sono segnali telefonici, non c'è nulla, per cui un mezzo del genere che utilizza tecnologie satellitari e digitali è in grado di comunicare sempre, comunque e ovunque, basta che veda un pezzo di cielo.